Buongiorno, ben ritrovati, ciao ragazzi, buongiorno autorità, buongiorno ai padroni di casa che saluto là dietro, al eh, direttore Luisa che vi mettete qui con noi perché state preferite stare in, in curva, ma siamo tutti curvaglioni della verità, eh. tutti, la nostra spirito è quello. Buongiorno coach, buongiorno anche a coach Presacco che è qui in vacanza e quindi è venuto a trovarci, Lignano è sempre Lignano, siamo qui in, a Lignano Sabedoro, all'interno del Bell Italia Village che è una struttura meravigliosa. Vi ringrazio per essere qui, ragazzi. Tutto bene? Facciamoci un applauso. Che siete di incoraggiamento. Io ho sentito prima, ho parlato un po' con un po' di voi velocemente. Mi sembra che tutto proceda bene. Lo chiedo a te, che sei il più vecchio. Tutto a posto? Benissimo. Mi sembra che il lavoro sta procedendo come erano le richieste del coach che aveva voglia di rivedervi, di, di vedervi, di conoscervi di aprire le danze, di togliere un po' di ruggine. Mi faccia notariero un procuratore importante che mi ha chiamato per salutarmi che siamo due società che stanno lavorando a Coci in Italia. Una è la Real Venezia e una siamo noi. Eh, che sia di buon auspicio. Quindi ragazzi pedalate, io farei il cambio con voi, eh. Eh, sinceramente. Credo anche Eloisa verrebbe con noi, vero? A correre. Eh, allora, intanto quindi mi sembra tutto bene. Eh, siamo qui a Lignano, questa settimana sta svolgendo benissimo, peccato solo per il tempo. Ma abbiamo ancora due giorni prima della casa, vero Ricky? Quindi abbiamo tempo di, di anche di approfittare del, della bellezza del, del clima di Lignano, quindi visto che parlo di Lignano io passo la parola eh, a un caro amico, al vice sindaco Alessandro Marosa che è qui con noi in rappresentanza dell'amministrazione comunale, tanti anni che collaboriamo Ale, abbiamo fatto tante cose belle insieme, quest'anno purtroppo non possiamo fare il Lignano Basket ma lo rifaremo, abbiamo fatto tante cose, tante ne faremo insieme, io ti ringrazio di essere qua perché ci tenevo che tu venissi anche a salutare ufficialmente questa creatura che vuole rappresentare il territorio, che giocherà a Cividale e che quindi con grande orgoglio giocherà in una delle città più belle della nostra regione, però dove partiamo dalla meta turistica per eccellenza, non solo del Friuli Giulia ma direi del nord, perché il Lignano rimane una perla che tutti ci invidiano. A te la parola. Grazie Davide, tu mi fai sempre arrossire con queste due presentazioni, Beh io naturalmente porto il mio buongiorno personale a tutti i presenti, dallo staff ai giocatori, e porto il saluto della città di Lignano Sabbiadoro che vi ospita. Da sempre il legame tra Lignano Sabbiadoro e il basket si estrinseca in una serie di eventi. Eh, mi viene da citare cinque anni fa, gli Under 20, gli Europei, un momento incredibile proprio in questa struttura. Allo street basket, eh, i quadrangolare che torneremo, come dicevi te prima, ad organizzare il prossimo anno con ancora più entusiasmo e ancora più voglia eh, di far sì che Lignano sia la casa del basket. Io naturalmente mh, porto il mio saluto benaugurale alla vostra stagione, l'imbocca lupo a United Eagles eh, Cividale affinché questo primo passaggio a Lignano Sabbiadoro permetta poi a voi di continuare a soffrire, di allenarsi. E naturalmente ciò che è stato fatto nella vita il giorno prima non conta niente. Sappiamo che nello sport, come nella vita, tutto si guadagna giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, gocciolina di sudore dopo gocciolina di sudore. Siete dei fortunati, parliamoci chiaramente, eh, perché in questo momento in cui grandissime difficoltà caratterizzano questo, questo periodo di emergenza, perché non è finita, ci siamo ancora dentro, voi siete tra le pochissime squadre in Italia che hanno la possibilità ancora... Eh, la possibilità già di allenarsi, di allenarsi in strutture del genere, di fare quello che vi piace, quella che è la vostra passione. Dunque dovete godere di questo stato di privilegio che vuol dire far fatica, vuol dire avere rispetto anche di chi ha sofferto in questo periodo. E dunque eh, questa è una riflessione che secondo me interiormente dovete fare. Il mondo del basket è un mondo incredibile, dà energia, avete la possibilità di allenarvi, di condividere. Eh, Veramente tutti i valori dello sport si condensano in questa palla arancio, no? citando trasmissioni che magari conducevi qualche anno fa. Eh, esatto. Eh, io ragazzi, non posso far altro che stimolarvi ad andare avanti nel vostro percorso, a ritornare a trovarci a Lignano Sabbiadoro, noi abbiamo sempre. La voglia di accogliervi a braccia aperte, e naturalmente, non solo nelle nostre strutture, ma anche nei momenti, magari coach, non di gara, ma di relax, perché serve anche quello, perché lo sport è fatto anche di momenti di condivisione, dunque la squadra si, si crea anche non solo in campo, ma anche eh, nelle altre azioni della vita quotidiana dell'uomo. Dunque. Ragazzi in bocca al lupo, buona stagione e Lignano città dello sport lo testimonia oggi in questa giornata finale della preparazione a Lignano Sabbiadoro e continueremo con una serie di eventi a prodigarci nello stimolare eh, appunto Lignano come città dello sport. Grazie. Intanto grazie a tutti, grazie dell'invito, eh, grazie di aver eh, tagliato simbolicamente il nastro della nuova stagione così presto per quello che riguarda la nostra regione. Vi porto il benvenuto assieme al mio consigliere, che vedete lì molto attento alle mie parole, Franco Terenzani, consigliere regionale. Vi porto il benvenuto della, della federazione, eh, definita la nuova creatura da parte di Davide. È vero, eh, avere una seconda serie B per noi è un grandissimo orgoglio. Lo dico sinceramente, sappiamo che c'è un progetto giovanile dietro molto eh, raffinato, userei questa parola, e, e non possiamo che essere straordinariamente contenti. Sapete che è un periodo questo in cui eh, alcune società, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, hanno dovuto o chiedere un ricollocamento verso il basso, rinunciare alle categorie acquisite, oppure ridurre drasticamente il numero delle squadre giovanili da scrivere del campionato, o addirittura anche hanno eh, rinunciato eh, e non si sono riaffiliate, perché questo è un periodo figlio della crisi, figlio del Covid, figlio dell'incertezza. Bene, avere una eh, società eh, di questo tipo in più, con un gruppo manageriale di comprovata eh, efficacia, perché si è cementato nel corso del tempo, ecco non possiamo che, che accogliervi a braccia aperte. Abbiamo detto di Lignano, ricordo anche eh, il 3 contro 3 fatto sulla spiaggia ripetutamente, ricordo gli All Star Game, ricordo eh, gli All Star Game giovanili, le finali di Coppa Triveneto, giocate qua, quindi ne abbiamo fatte veramente tante di iniziative e eh, i Basket Day. Vi ricordate che abbiamo cercato sempre di inaugurare le stagioni della Serie C l'ultima settimana di settembre o la prima di ottobre a Lignano per, eh, e, e concluderla a Lignano all'inizio di luglio con gli All-Star Game o con la Coppa Giovanile o con la Coppa Triveneto proprio per dire eh, Alfa e Omega della stagione sportiva e Alfa e Omega della stagione estiva, in una simbolica stretta di mano tra pallacanestro e città di Lignano. Ma vorrei anche mh, parlarvi di Cividale, che voi non conoscerete. Cividale negli anni 90 ha avuto. Eh, I fasti della Serie B, una cavalcata trionfale dalla Serie D alla Serie B, poi il mantenimento e il consolidamento della categoria. Bene, in quella città eh, la, la, la gente, il, gli appassionati sono stretti eh, attorno alla squadra di basket in maniera incredibile. Era un posto eminentemente calciofilo: grazie a Dio, dico io da calciofilo quali sono. Ma il basket riuscì a creare una sorta di rivoluzione eh, tra la gente. Io ero il capitano di quella squadra. L'emozione della promozione in Serie B quando nessuno in Friuli Venezia Giulia poteva neanche di notte sognare a un risultato di quel tipo perché c'era una frattura fortissima tra basket professionistico rappresentato da Stefanel, da Fantoni, eccetera, Udine, Trieste e tutto il resto del mondo quindi le categorie intermedie e semiprofessionistiche che non erano nemmeno contemplate. Bene, eh, riusciamo a farcela e eh, auguro a ciascuno di voi di provare nel corso di questa vostra esperienza almeno le, la metà o tre quarti delle emozioni che provai io all'epoca in, in, in quegli anni, a metà degli anni 90. E sono sicuro che, che ce la farete perché sono sicuro che la città si, e tutto il circondario si stringerà attorno a voi, vi culerà e vi accompagnerà nei vostri successi sportivi. Non resta che dirvi in bocca al lupo, a Coach Pilastrini dico bentornato. Adesso entri eh, sotto le mie grinfie, ti farò fare un sacco di cose col CNA, un sacco di clinic, un sacco di PAO. Non ti potrai sottrarre perché eh, la, la tua presenza qui eh, sarà doverosamente sfruttata al meglio per i nostri giovani allenatori. Grazie in bocca al lupo a tutti. Eh, grazie John, prima di darti la parola due solo sp specifiche al bel discorso che hai fatto quell'anno che siete stati promossi Ricchi io giocavo a Pordenone perdemmo noi contro di loro per un tiro a metà campo da metà campo di Livio Valentinsic eravamo pari in classifica abbiamo vinto di 2 a Cividale e perdemmo di 3 a Pordenone in casa e loro furono promossi quindi maledetto lui <ride> con Livio, ti ricordi? coach, Livio Valentinsic, aveva già 80 anni Livio e ci, e ci castigò l'altra cosa che non dimentichiamo questo palazzetto L'abbiamo inaugurato con orgoglio noi nel 2005, eh, cari ragazzi, con la prima, finale, la prima follia che ho organizzato, Campionato Italiano Juniores Under 18. Qui il palazzo, a gennaio, ne parlavo l'altro giorno con il col direttore. Eh, c'era l'altra gestione, il presidente regionale della federazione era, era Fausto De Ganuti. Arriviamo qua a gennaio, c'era ancora un cantiere e a, e a giugno avevamo le finali nazionali. Ce la facciamo. Ce la... Adesso lo dico, alla fine, insomma, tagliamo il nastro e lo sa, eh, Toso lo sa che qualche gira all'ultimo secondo Beh, vinse in finale a Montepaschi. Siena un derby contro l'altra Siena. L Allenatore era Pianeggiani, giocando da Tome, Tome Galinari, Gergati, eccetera, eccetera. Radori non era male come, come finale. inaugurammo lì, capimmo che forse funzionava fare seguire i giovani. Abbiamo tenuto a battesimo, è stato bellissimo. Poi Gallo qui giocava da esterno, loro persero la, la semifinale Casal Posterlego contro Montepaschi e ricordo che chiedemmo alla fine a, a Barbara, ma perché non hai messo Gallo sotto? E lui ci disse, perché questo qua fra qualche anno sarà nell'NBA. Vabbè, noi quella volta gli dicevamo, dice, vabbè Barbara vai, prego, prosegui, prosegui verso la spiaggia, aveva ragione lui. Comunque ecco, qui nel 2005 inauguriamo, cara Elo, inauguriamo noi questo palazzo che ci è rimasto nel cuore, a te. Giusto Johnny? Una domanda al, al direttore Micari. Dimmi. Allora, era 94. 96 94. anni e non è ancora maturato la lavorato. Eh no, perché la palacanestro è questa. Beh, tutti voi che giocate, ragazzi, vi ricordate tutti le sconfitte, le vittorie all'ultimo secondo, credo, no? E per noi quella fu una beffa clamorosa. avevamo vinto l'andata di due in via Luinis, noi giocheremo adesso nel Palazzo Nuovo, quello era il Palazzo Vecchio. Eravamo sicuri di aver vinto di aver sistemato tutto e invece alla fine... Se ci punirono, salivo in B. L'unico sollievo che insomma, in B salirono amici come, come Filippo Carniello, come Giovanni Adami, che era capitano. però mi è rimasta nel gozzo La pallacanestro è, è, è una meraviglia, nel bene e nel male, nelle sconfitte e nelle vittorie, rimane una meraviglia. Devi accendere il microfono, credo. È acceso, va bene. Il è acceso. Eh, è no, 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 basta se lo si riapre la ferita. Lui ragazzi, voi non lo sapete, ha vinto l'unico scudetto della storia del basket friulano, udinese, l'ha vinto il professor Presacco nel 76, l'anno del terremoto in Friuli, che tutti voi avrete sentito parlare credo, nel 76 lui vinse lo scudetto con, con quella squadra ed è l'unico scudetto maschile vinto a Udine, quindi questo, fategli un applauso, dire. è un'istituzione da noi. come raccomandano tutti buongiorno a tutti eh, ero venuto qua solo per assistere consentitemi di mettere questo berretto non per mancarvi di rispetto ma perché c'è l'emblema delle aquile che è appunto United Eagles mi pare no? il, nuovo, il nuovo ecco eh, perché Beh, questa si riferisce ovviamente era una squadra che giocava in altri tempi e in un altro sport, Pontebba hockey su ghiaccio, eccetera, ma sempre esperienza. E mi sembra però come commento, diciamo, sapete siete tutti o quasi tutti giovani guidati tra virgolette in panchina da un saggio non diciamo esperto come l'amico Pilla a cui mi lega un rapporto indiretto di fraternità perché eh, ricordavamo l'altra sera bevendo un bicchiere che siamo stati tutti e due legati come discepoli a Beppe Lamberti e quindi una memoria fulgida e meravigliosa anche se qui stette poco degli anni d'oro del, del basket friulano. E, i, nella vita, come è stato detto, si vince, si perde, un giorno si vince, un giorno si perde, quel che è stato fatto eh, conta poco perché bisogna sempre mantenerlo eh, e, e credere eh, e lottare per, per migliorare qualsiasi traguardo si sia raggiunto e lo dimostra l'esperienza della Juventus, no? nove scudetti ma non sono mai contenti e via dicendo. Però è anche vero che... Eh, come dire, ogni traguardo e ogni esperienza è sostanzialmente priva di senso se non è accompagnata da un racconto che ne illustri come dire, appunto il senso profondo al di là del contingente e del quotidiano. Ecco io in questa vicenda che l'amico Davide ha. Eh, così voluto con tanto entusiasmo avrebbe potuto ci siamo parlati dopo il divorzio tra virgolette della precedente attività cestistica avrebbe potuto fare il manager professionista da un'altra parte credo che abbia voluto invece mettersi alla prova e scommettere su una avventura come questa che appunto non come avventura transitoria, ma come progetto di lungo respiro, proprio in omaggio a questo, e la scelta di prendere il logo del Friuli, di prendere eh, anche la testimonianza dell'Aquila, dei colori giallo-blu e quant'altro, ha evidentemente il senso di una riscoperta di un qualcosa che nella storia del Friuli c'è sempre stato e cioè una importanza che va ben al di là del... che risale nella storia e che quindi dà un senso, è che è l'importanza di quello che impropriamente si potrebbe chiamare contado, ma che invece è la vera storia del Friuli e non a caso si gioca a cividale che con Aquileia fu la grande culla della friulanità. Adesso la capitale del Friuli è ovviamente Udine, ma è evidente, e um, io che indirettamente vengo da un paese come Sturrida di Sedegliano lo so, eh, i grandi personaggi della, della, della storia, anche recente del Friuli, nel campo politico, nel campo imprenditoriale, nel campo della cultura, sono stati al 99% non di estrazione cittadina, ma sono stati di estrazione del cosiddetto contado che ha espresso i migliori tra i chierici, tra virgolette, cioè tra gli intellettuali, ma anche tra i bellatores, cioè tra i guerrieri che poi... Ecco, allora sembra a me che ehm, al di là delle cose che si dicono e che voi giustamente dite nella contingenza perché il qui e ora bisogna farlo, ma il senso di un'avventura e di una proposta fascinosa di lungo periodo che si collega direttamente alla storia del Friuli, e questo è il mio augurio, che il senso di questa squadra sia anche quello di raccogliere l'importanza, diciamo, di un certo tipo di friulanità. Come dire, non alternativa, ma certamente parallela in qualche modo e in grado di stimolare, piace a me dire che la competizione, la concorrenza leale non sminuisce, ma anzi accresce. E Pilla che viene da Bologna, dove la contrapposizione tra virtus, fortitudo, eccetera, è il sale della vita del basket, ce lo può e ce lo potrà raccontare meglio di me. In bocca al lupo a tutti, e proprio perché mi sento in qualche modo di riconoscermi anche in questo, pur attualmente, da cittadino che vive a Udine e che opera a Udine. Grazie a tutti. Io penso che non si possa aggiungere niente no, alle parole del professore, che andavo su sicuro chiamandolo perché è sempre illuminante, anche quando parla appunto di un progetto a lungo termine che ha basi solide territoriali. E molti dei ragazzi che, 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 che sono qui con noi non sono friulani, ma impareranno cos'è la friulanità, magari lo faranno imparare i nostri corregionali, ma sarà molto semplice anche per loro. E coach, l'hanno evocata tutti, io la chiamerei qui per dirci qualche parola, se non altro. Grazie a lei. Ok, grazie, grazie per le parole del professore. Eh, grazie del presidente Adami, del vice sindaco e ovviamente di Davide. Eh, per me chiaramente è un onore, e sicuramente lo è per tutti noi. Eh, facciamo parte di un grande progetto, facciamo parte di una storia, perché qui è un posto dove c'è tanta storia. Adesso è stata evocata la storia. Eh, la storia è quella vera, però anche la storia di basket qui è eh, veramente importante. Eh, io ho già allenato qui a Udine quando c'era la Snyder 17 anni fa, eh, quindi eh, un po' di anni fa. Quella volta era, era Serie A1, eh, eh, ma già quella volta avevo capito che Le radici qui della Palacanestro sono molto, molto, molto profonde e quindi venire qui è un privilegio. Venire qui è un posto dove hanno giocato campioni incredibili, ci sono stati allenatori importantissimi, c'è una storia veramente di lunghissima, di altissimo livello. E noi siamo gli eredi, siamo comunque parte di quella storia, faremo parte di quella storia. È una grande responsabilità, una responsabilità che ci fa piacere. Eh, sappiamo che eh, siamo un progetto nuovo. Eh, il bello eh, che eh, non ci è stato chiesto altro che non di fare il meglio possibile, non ci è stato chiesto altro che non di eh, far innamorare sempre di più in un posto dove la pallacanestro è già seguita tanto la gente del nostro sport, eh, far capire che siamo una squadra che vorrà eh, conquistare tutto eh, col lavoro, non avremo mai egoismi, sono sicuro, siete stati scelti eh, come giocatori anche per questo. Eh, vorremo fare eh, le cose eh, trasmettendo anche dei valori. Vogliamo che questa squadra sia una squadra in cui la gente si identifichi, che sarà bello venirci a vedere giocare, che i ragazzi giovani che sono già in squadra con noi e altri che ne verranno vorranno ambire a giocare in questa squadra. Queste sono le cose che ci sono state chieste, sono le cose che vogliamo mettere in campo. Sono le cose che ci, ci faranno rendere orgogliosi di giocare per questa squadra. Poi lo sport è agonismo, eh? quindi noi andiamo in campo per vincere le partite e ogni volta vorremmo vincere le partite, abbiamo tutte le intenzioni di vincere tutte le partite che giocheremo e ci prepareremo per vincere tutte le partite che giocheremo. Però eh, lo faremo cercando di fare le cose nel modo giusto, di allenarci. Il fatto che siamo qui prima degli altri... Non è perché io penso che dobbiamo lavorare il doppio degli altri, noi dobbiamo lavorare meglio degli altri. Quindi dobbiamo essere qui perché ci vogliamo preparare in un momento in cui eh, non si possono ancora fare le cose eh, che piacciono ai giocatori, agli allenatori, ai tifosi, cioè le partite, eh, perché adesso questo non si può ancora fare, ma ci siamo qui perché vogliamo essere prontissimi appena potremo farli. Quindi state facendo un lavoro fisico molto accurato. Eh, abbiamo uno staff, Alessandro è il preparatore atletico che è quello che in questo momento Alessandro Petronio sta facendo eh, il, la gran parte del lavoro, e poi abbiamo oh, gli assistenti Gio eh, e Marco che sono impegnati ogni giorno. Poi tutto lo staff è, è impegnato, siamo tanti, siamo vogliosi di fare le cose bene e ci stiamo preparando. Eh, è chiaro che appena sarà il momento vogliamo anche essere pronti quindi ci prepariamo per farci trovare pronti sappiamo che avremo dei momenti difficili e questo lo diciamo a tutti eh, il fatto che adesso siamo tutti come d'estate le squadre sono tutte felici e contente si fanno progetti e si pensa positivo ed è giusto che sia così ma noi sappiamo che avremo anche dei momenti negativi e sappiamo che in, questo momento, in quel momento dovremo essere uniti, coesi eh, siamo sicuri che qui, con tutta la tradizione e la cultura che c'è, il momento negativo eh, ci compatterà, la gente, la so prima di tutto la società che ha già, anche se è nuova, però è fatta di gente esperta e la gente sa che in quei momenti bisogna uscire tutti assieme e quindi noi aspettiamo anche in quei momenti di essere pronti, di essere preparati, perché poi usciremo da quei momenti per fare una grande stagione. Vogliamo fare una grande stagione sicuramente qui a Lignano, in questo posto bellissimo, qui eh, in questo villaggio. Che meglio non si poteva trovare per poter cominciare un'attività. Abbiamo tutto per fare bene, siamo tutti contenti e felici, ma vogliamo essere ancora più contenti e ancora più felici al fine dell'anno perché vuol dire che abbiamo raggiunto gli obiettivi. Ok, grazie a tutti. Grazie, coach. Eh, io adesso vorrei passare a presentarsi, presentare i giocatori uno per uno, magari vi chiederò di presentarvi, però prima. Col tuo permesso, vorrei chiedere al direttore del, di questo villaggio bellissimo che ci ospita di venire a farci un piccolo saluto. Mi sembra, mi sembra il minimo anche per ringraziare per un'accoglienza straordinaria che il coach ha sottolineato. Prego. Siamo noi che ringraziamo voi della, della vostra presenza, della partecipazione. Spero che. Possa essere per voi una stagione positiva, come ha detto il coach, che sappiate sfruttare quelli che sono i suoi insegnamenti e metterli in pratica cercando di non solo vincere, ma esprimervi sempre in ogni partita al meglio. Per il canto nostro siamo eh, riusciti, spero, a farevi, eh, fare un buon soggiorno presso le nostre strutture, non solo quelle sportive e quindi vi auguro nel proseguo dei prossimi due giorni di ritiro di avere anche un buon tempo per, avere, come dire, per risollevare anche quelle che sono le forze dopo i numerosi allenamenti e sforzi che avete fatto buona stagione grazie grazie direttore ora Davide io passerei a presentare i giocatori uno alla volta se, se per te va bene io chiamerei subito Gabriele Miani perché in questo media day approfittiamo del fatto no, che è ufficiale che Gabriele sarà un'aquila con noi Ciao Gabriele. Salve a tutti, eh, appunto sono Gabriele, e effettivamente oggi è ufficiale che farò parte della squadra e sono molto felice di essere qua, di tornare in Friuli. Per me è la seconda esperienza, diciamo a livello alto e spero che questo possa offrirmi la possibilità di migliorare ulteriormente, Niente, di far bene tutto qua. Molto modesto, modesto però? No? Bravo, questa è la miglior lui, maniera. per… Lui è un vero Frulano. Lui è un vero Frulano. Eh? Poche parole, molto pragmatismo. Io passerei a un altro frulano anche se della destra tagliamento. Riccardo, tu sei già come si fa no? a vincere la Serie B? Quindi sei uno di quelli che può insegnare agli altri. Riccardo Truccolo. Ben in Friuli. Grazie. Grazie mille. Eh, ho avuto la fortuna di condividere quella vittoria, quell'anno con Davide appunto a Udine. Noi andremo in campo sempre e ci alleniamo per vincere ogni partita. Speriamo di vincere ogni partita e, secondo me, vincendo ogni partita vinci il campionato. Poi sappiamo che ci saranno dei momenti difficili e dovremo affrontarli. E niente, sono contentissimo di essere qua anche perché l'anno dopo quel campionato, appunto, abbiamo fatto la serie di A2 a, Udine, ma eravamo a Cividale scusa, con Udine, ma eravamo ospiti e adesso giocare a Cividale in quel bellissimo palasport da squadra di Cividale sono proprio contento di affrontare questa avventura e per me è un grandissimo onore grazie è per un piacere averti con noi sempre per parlare di giocatori di esperienza giocatore che io ammiravo in a l'anno scorso anche se da lontano perché è un altro, altro girone e che sicuramente porterà a questa squadra esperienza ma anche grande talento Giovanni, prego Giovanni Fattori Grazie mille. Per me è un onore veramente essere qua perché credo che sia per me, nonostante la mia età, che ormai comunque ha 35 anni, eh, ho volentieri sposato questo progetto e mi ha inorgoglito ovviamente, non lo nascondo la chiamata del coach Pillastrini e niente, essere qua comunque con tutti questi compagni, questi giovani, volenterosi, così carichi, mi fa effettivamente andare indietro anche a me un po' con gli anni. Quindi mi fa molto bene, sono felice di poter. Eh, Cercare di fare comunque un'ottima stagione e sentire anche giocare in un posto comunque con molta storia alle spalle, vuol dire sentire anche i racconti, essere stimolato sicuramente, avere un, niente, approcciarsi alle partite con quel qualcosa in più del profumo della storia che male non fa assolutamente. Quindi, grazie per l'opportunità e spero di dare il meglio insieme ai miei compagni. Sentire un ragazzo dell'85 dire sono vecchio, a noi che in 85 eravamo già al liceo, mi fa salire un po' no? l'acido. Comunque capisco che è tutto relativo al campo. Per restare sempre all'atto girone di A2 dell'anno scorso, io chiamerei Leonardo Battistini, ex casale, un bel prospetto per noi. Benvenuto, Leonardo. No, niente, anch'io sono molto contento di far parte di questo progetto che sembra che abbia molte basi solide. E fatto piacere anche, anche la chiamata di coach Pilastrini e niente, oh, spero di dare sempre il meglio in ogni momento. Grazie direttore, anche lui è già molto friulano, ha poche parole ma molta sostanza. Rimaniamo sempre prego, dall'altra parte, mi mandano dall'altra parte, mi prendo i fogli perché ho una certa età io e ho bisogno delle scalette. Chiamerei un ragazzo giovane, questo veramente giovane e anche qui mi sale eh, un po' la carogna per la sua giovanezza. Alessandro Vigori, prego. Un grande prospetto, scuola Reggio. Benvenuto Alessandro. Ciao a tutti, sono contento di essere venuto qui a Cividale. Come hanno già detto i miei compagni, abbiamo sposato a pieno il progetto di Coach Pilastrini di tutta la società e niente, daremo il massimo per vincere e per migliorare grazie adesso una, un giocatore per cui si sono spesi tantissimo i suoi ex tifosi quando abbiamo annunciato online che viene, arriva da Omegna ma viene da molto lontano Adrian Adrian Chiera, prego Cordobes Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, eh, prima di tutto vi ringrazio di essere qua, eh, sono contentissimo di aver avuto questa opportunità. Ovviamente una chiamata di un allenatore così e poi mi hanno parlato tutti bene di te. Spero sì. Quindi eh, spero che continui così. Niente, sono contentissimo, contentissimo, spero di riuscire a dare sempre il mio massimo. Sono molto competitivo, quindi anche io cercherò di andare a vincerle sempre tutte. E niente, fa un po' parte di me e spero sempre di riuscire a dare il massimo e così siamo tutti contenti. Grazie mille. Grazie Adrian. Sempre per rimanere in A2, eh, l'anno scorso era il play di Latina. Alessandro Cassese, prego. Ah. Si sente sì. Ah, ciao a tutti, innanzitutto anch'io vi ringrazio per l'ospitalità di questo bellissimo posto. Sono felicissimo di essere qui anche perché ho sentito dire insomma, un gran bene del progetto, della società. L'allenatore è rinomato, e quindi spero anch'io di dare il massimo in campo e lo darò, ma di toglierci anche grandissime soddisfazioni. Grazie mille. E adesso un ragazzo che spero l'anno scorso abbia rubato qualcosa a Jasmas Ferguson, con cui ha giocato, dai Eugenio Rota, da Porto Gruaro, quindi un viaggio più breve degli altri. Ciao Eugenio. Ciao, ciao a tutti, eh, sono molto contento, come hanno detto tutti, di essere qua. Eh, quando mi ha chiamato il coach che già ho già ho avuto modo di conoscere a Treviso, non ci ho pensato due volte, insomma finalmente un progetto su più anni e questa cosa secondo me non si trova da, dappertutto, per cui sono davvero felice che ci sia questo progetto su queste basi e niente spero, spero vada tutto bene ma sono sicuro darò sempre il meglio e in bocca al lupo a tutti e buona stagione anche a te spesso si dice no, che gli under fanno numero, però non è nel caso delle aquili, adesso chiamerei Stefano Monticelli che è under di numero però contribuirà sicuramente alla squadra. Ciao Stefano, benvenuto. Buongiorno a tutti, è anche per me è un piacere essere qui con la società, abbiamo un ottimo allenatore, un'ottima un dirigenza, anch'io darò il massimo e ci stiamo allenando veramente in modo duro per cercare di raggiungere un ottimo obiettivo che sarà sì, come tutti vincere, anche per me piace vincere, quindi avanti tutta dai. Grazie. Grazie Stefano. Davide, ce ne sarebbe ancora uno, ma non mi ricordo perché non so chi abbiamo chiamato a no. Enrico, Enrico Micalis, benvenuto. Ciao a tutti e grazie a tutti di essere qui. L'anno scorso ho esordito con il primo anno. Il primo anno da e cerchiamo un progetto per crescere per continuare a migliorare. Penso che in Italia ce ne siano pochi, belli come questo. Ovviamente c'è un allenatore importantissimo e spero di crescere, di migliorare e anche di vincere. Quest'anno ci toglieremo, spero, tantissime soddisfazioni assieme. Grazie. Grazie. Bene, no, mi pare. Posso salutare anche parte del team che sta dietro le quinte, cioè Daniele Muraro, che è il marketing manager quest'anno, Stefano Giovampietro Ah, essendo per il preparatore atletico, gli altri, gli altri coach sono Marco Milan, Giovanni Battista, Gerometta. E se domande penso che non ce ne siano. Avete domande? Nessuno. Bene, io lascerei i ragazzi liberi adesso dopo la chiusura tua perché dovranno anche pranzare, poveri. Hanno fatto l'allenamento stamattina. In chiusura io ringrazio il direttore non arrabbiare, Elo per la sua disponibilità, è meravigliosa. Avete un grande staff qua ma non te lo dico io oggi, lo sapete ho conosciuto il vostro super boss ieri mi sembra che siete in ottime mani e devo dire che il villaggio l'ho trovato veramente in grande crescita eh, ribadisco il mio saluto ad Ale che è un caro amico porta anche il saluto al sindaco, ti prego a tutta l'amministrazione giustamente mi faccia notare che la maglia giallo-blu è anche il colore di Lignano quindi ci porterà a culo devo, giusto per dire, io ringrazio i miei più grandi collaboratori che sono Stefano Witt Stefano Monticelli, eh, non c'è Lucianone Freschi, ma lo, lo recupereremo. C Poi c'è Franchina Terenzani, eh, tutto questo gruppo c'è eh, Ale Petronio che mi dicono sta lavorando benissimo, a noi piace anche lanciare no? i giovani, no? giusto coach. Eh, quindi tocca a lui adesso, salutiamo Giacomo Braide, Canto Verona, tocca ad Ale, mi sembra che tu stia lavorando bene. Saluti i nostri giovani aggregati, eh, dietro che questi giorni a Professor il Gattolini. Eh, c'è anche Beorchia, non lo vedo Beorchia. Quindi ragazzi, approfittate di questa opportunità e avrete anche quest'anno una grande occasione con gli under 18. Saluto Massimo Fontanini che adesso non vedo più. Eccolo là, è andato via. E Max aveva chiamato alla base che è il presidente Longobardi Basket perché oggi c'è il Consiglio Federale Johnny, no? È in corso dal Consiglio Federale verrà ufficializzata la cessione da Valsesia agli Eagles Civitare del titolo di Serie B. Quindi noi ufficialmente saremo, poi vedremo i gironi. Stiamo aspettando anche con ansia se finiremo giù fino agli Abruzzi o se finiremo in Lombardia. Queste sono le due ipotesi, no? Qui poi ognuno dice giù, eh? Giù, eh, andremo giù, sulla in Gera Adriatica. E, e contestualmente, la Serie C che avevamo la cediamo con grande piacere ai Longobardi Basket, che quindi riporteranno il loro marchio sul territorio. Quindi avremo due squadre in Serie B e in Serie C. Quindi voi giovanotti avrete anche l'opportunità, oltre allenarvi tanto di giocare anche in Serie C O che in questo campionato eh, di, di competenza eh, mi sembra di aver detto tutto eh, io ringrazio già tutti gli sponsor che si stanno dando la mano perché senza gli sponsor non faremo nulla eh, devo dire che ho trovato l'entusiasmo incredibile di questi tempi non è facile impegnarsi io sto cercando di mantenere un profilo più basso possibile perché voglio che si parli di, di pallacanestro. Dovete essere voi qui a, a giocare, per me venire qua e vedervi solamente in, di, in divisa in un campo di palacanestro mi dà adrenalina e, e voglia di continuare a spingere, però chiaramente senza un gruppo di amici che mi sta supportando e ci supporta non potremmo essere qua a fare il mestiere più bello del mondo. Quindi dateci sotto ragazzi, noi vi copriremo le spalle, avanti tutta e lunga vita a queste collaborazioni che ci permettono di fare del bene e che credo... In questo momento rappresentano anche un messaggio importante, non era difficile, no Ale? Io dico post-Covid con ottimismo, ma tu giustamente dicevi che non siamo ancora in post. Ecco, noi come sportivi, come uomini di sport, come uomini di turismo, di comunicazione, credo che abbiamo anche un messaggio importante da dare di ripartenza, di positività e di grande energia e di ottimismo. noi siamo qua per quello e ringrazio chi come voi è così lungimirante da capire il momento e da sposare a progetti come questo qua. Buon lavoro ragazzi, poi finito il ritiro, riposatevi un po'. Attivamente perché poi il coach vi massacra. Il coach... Grazie e buon pranzo a tutti. Grazie. Ah scusate, Stefano Giovanpietro ovviamente, mio team manager, braccio destro, ti avevo già salutato. Grazie. Grazie a voi.